Nostradamus. Il nome stesso evoca brividi. Un uomo del Rinascimento, un astrologo, un medico, ma soprattutto un profeta. Le sue quartine, scritte in un linguaggio criptico, hanno affascinato e terrorizzato generazioni. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Un uomo avvolto nel mistero, le sue profezie hanno echeggiato attraverso i secoli. La sua vita, un enigma, è stata oggetto di innumerevoli studi e speculazioni. Chi era veramente Nostradamus? Un veggente o un abile manipolatore delle parole? Le sue parole, velate di simbolismo, hanno predetto guerre, catastrofi e l'ascesa e la caduta di imperi. Ogni quartina, un puzzle da decifrare, ha lasciato studiosi e appassionati a interrogarsi sul suo vero significato. La sua precisione è sorprendente. Predisse il grande incendio di Londra, la rivoluzione francese e persino l'assassinio del presidente Kennedy. Ma come ha fatto? Era davvero in grado di vedere il futuro o le sue parole sono state interpretate retrospettivamente per adattarsi agli eventi? Ora, il suo sguardo si rivolge alla monarchia britannica e il principe Harry si ritrova al centro di una profezia agghiacciante. Le sue parole, scritte secoli fa, sembrano risuonare con eventi attuali, alimentando il dibattito su quanto Nostradamus fosse davvero in grado di prevedere. La sua eredità continua a vivere. Un enigma che sfida il tempo e la comprensione umana. Nostradamus, un nome che continuerà a evocare brividi e a stimolare l'immaginazione per le generazioni a venire. Nel profondo dei versi criptici di Nostradamus si cela una predizione. Parla di un secondo figlio, un ricambio per l'erede, che affronterà prove e tribolazioni. Questo figlio, segnato dal destino, metterà in discussione le fondamenta stesse della monarchia. È questo il principe Harry? Nato all'ombra del fratello maggiore William, Harry ha sempre percorso un sentiero diverso. Avrebbe potuto Nostradamus prevedere il tumulto che avrebbe travolto il giovane principe? Nostradamus scriveva in quartine, versi di quattro righe pieni di riferimenti astrologici e linguaggio simbolico. Questi scritti enigmatici hanno affascinato studiosi e appassionati per secoli, cercando di decifrare i messaggi nascosti tra le righe. Ogni quartina è un puzzle, un enigma, che invita alla riflessione e all'interpretazione. Una quartina parla di un cuore di leone diviso tra dovere e amore. Questo simbolo potente rappresenta la lotta interna tra le responsabilità e i desideri personali. Il cuore di leone è un'immagine evocativa che risuona profondamente con chiunque abbia mai dovuto fare una scelta difficile. Il leone, simbolo di regalità, riecheggia la monarchia britannica. Questo animale maestoso è stato a lungo associato alla forza, al coraggio e alla nobiltà. La sua presenza nei simboli reali sottolinea l'importanza della tradizione e della continuità nella storia della monarchia. È Harry. Noto per la sua compassione e il suo spirito indipendente, questo principe dal cuore di leone. La sua vita pubblica e privata è stata segnata da momenti di grande compassione e atti di indipendenza. Harry ha spesso sfidato le aspettative, seguendo il suo cuore e le sue convinzioni. È destinato a scegliere tra la sua famiglia e la sua felicità? Questo dilemma è al centro di molte storie reali, dove i membri della famiglia reale devono bilanciare i loro doveri con i loro desideri personali. La scelta tra famiglia e felicità è una tematica universale che tocca tutti, non solo i reali. La profezia suggerisce un percorso tumultuoso, irto di scelte difficili. Le profezie di Nostradamus sono spesso viste come avvertimenti, indicazioni di strade pericolose e decisioni cruciali. La storia è piena di esempi di individui che hanno dovuto affrontare tali scelte. E le loro storie ci insegnano lezioni preziose sulla natura del destino e della volontà umana. La storia sembra sussurrare in accordo con Nostradamus. Le sue profezie, avvolte nel mistero, hanno attraversato i secoli, influenzando le menti e i cuori di molti. Ogni parola, ogni verso, sembra portare con sé un eco del passato, un avvertimento per il futuro. La monarchia britannica ha avuto la sua parte di secondi geniti ribelli.
Questi principi e principesse, spesso all'ombra dei loro fratelli maggiori, hanno cercato di trovare il proprio posto nel mondo, a volte sfidando le tradizioni e le aspettative della loro famiglia. Re Enrico Sheino, spinto dall'amore e dall'ambizione, fece a pezzi la Chiesa. La sua decisione di separarsi dalla Chiesa cattolica non solo cambiò il corso della storia inglese, ma creò anche un precedente per i futuri monarchi. La sua storia è un potente promemoria di come l'amore e il potere possano intrecciarsi in modi inaspettati. Potrebbe Harry, spinto dal suo amore per Meghan Markle, essere un catalizzatore di cambiamento? La loro unione ha già sfidato molte delle norme e delle aspettative della famiglia reale. In un'epoca in cui i media e l'opinione pubblica giocano un ruolo cruciale, le loro azioni potrebbero avere ripercussioni durature. Le sue azioni frantumeranno la famiglia reale, echeggiando i tumulti del passato. Ogni mossa, ogni decisione, sembra risuonare con le tensioni e i conflitti che hanno segnato la storia della monarchia. Le fratture all'interno della famiglia reale potrebbero essere un segno di cambiamenti più profondi e duraturi. Le parole di Nostradamus suggeriscono uno spostamento sismico nel potere, una sfida all'ordine costituito. Le sue profezie, spesso criptiche e aperte a molte interpretazioni, continuano a intrigare e a spaventare. In un mondo in costante cambiamento, le sue parole ci ricordano che il potere e l'ordine non sono mai veramente stabili, ma sempre in evoluzione. L'abbandono degli incarichi reali da parte del principe Harry ha fatto scalpore in tutto il mondo. La sua decisione di crearsi un proprio percorso, lontano dai vincoli della tradizione, sembra allinearsi con la predizione di Nostradamus. La profezia parla di un viaggio, una ricerca di libertà e scoperta di sé. Il trasferimento di Harry in California è la realizzazione di questo viaggio profetico. Ha abbracciato il destino tracciato per lui secoli fa. Nostradamus suggerisce che il ricambio troverà conforto e forza al di fuori dei confini della corona. La vita di Harry, ora libera dagli obblighi reali, è dedicata al lavoro umanitario e alla crescita personale. Sembra aver trovato pace e scopo lontano dalle mura del palazzo. È questa la realizzazione della visione di Nostradamus. Harry, abbracciando il proprio percorso, ha sfidato le aspettative tradizionali di un reale. Il futuro rimane non scritto. La profezia di Nostradamus è un'agghiacciante promemoria del potere del destino, ma non è una tabella di marcia definitiva. Le scelte del principe Harry porteranno alla riconciliazione o a un'ulteriore divisione all'interno della famiglia reale? Ritornerà in patria, cambiato per sempre dalle sue esperienze? Solo il tempo dirà se la visione di Nostradamus si manifesterà pienamente. Le previsioni di Nostradamus sono avvertimenti dal passato o scorci di un futuro immutabile. La profezia che circonda il principe Harry ci costringe ad affrontare queste domande. Ci ricorda che anche coloro che sono nati in condizioni privilegiate non sono immuni ai colpi di scena del destino. In definitiva, le parole di Nostradamus servono come agghiacciante monito del potere della profezia e dei misteri che continuano a plasmare il nostro mondo.